Dunque, partiamo dal nostro progettino che abbiamo fatto prima dell'intervallo e, come dicevamo, partiamo dal basso a creare l'oggetto prodotto che dovrà rappresentare il contenuto della tabella di prova che abbiamo usato nell'esempio di ieri. Che era costituita da due semplici colonne, adesso andiamo a vederle per rinfrescarci i nomi e averle sott'occhio quando ci serviranno dopo. Tabella prova. Che era costituita. Adesso ci arriva. Da tre colonne, id prova, descrizione e quantità. No? Id prova era un campo autoincrementante intero, ai che di fatto è un numero progressivo che non ci interessa in questa applicazione, e poi descrizione e quantità era una stringa, un intero. Quindi l'oggetto prodotto deve rappresentare questa informazione. Quindi nel nostro programma dovremo creare all'interno delle nostre librerie una nuova classe. Adesso qui stiamo lavorando tutto sempre in un unico package, sull'applicazione più grandi converrà separare un package per gli oggetti in funzione delle varie parti dell'applicazione, no? Ma qui semplicemente dobbiamo creare una nuova classe che chiamiamo prodotto, la quale è lo specchio, no, della singola riga del database, perché la useremo per rappresentare i dati di una singola riga del database. Non ci interessa in questo caso l'ID univoco, perché potrebbe non, di fatto quando salviamo un dato non lo inseriamo. Potrebbe usare l'ID univoco, magari se usato nelle relazioni con altre tabelle. Ma a questo punto abbiamo già detto che noi non vogliamo vedere questo dettaglio nei nostri bin di accesso al dato, nel dato, no? Perché è un dettaglio che viene nascosto dai metodi di operazione sui dati stessi. Quindi in questo caso avremo una string che è la descrizione del prodotto e un altro campo intero che invece è la quantità. Quindi questa classe è la rappresentazione della tabella prova, purtroppo un nome infelice questa tabella, che contiene i dati dei prodotti. Non è della tabella, scusate, dei dati contenuti nella tabella prova. Tra parentesi, i dati dei prodotti. Dopodiché, beh, qui questa è una classe banale, sono solamente un contenitore di dati, no? Quindi avrà i suoi metodi di accesso ai dati normali ed eventualmente qualche minimo metodo di validazione e controllo. Ma quindi qui quasi tutto lo possiamo far generare automaticamente. Gli facciamo generare un costruttore e il getter and setter. Per i due campi, descrizione e quantità, sia il get che il set. E poi ci facciamo generare anche il costruttore che prende come parametro entrambi i campi. Quindi tutto codice standard, no? Generato a macchina.
Ciò che abbiamo quindi è una classe che non è un bin, non lo possiamo usare così com'è come bin, solo per il fatto che il costruttore che abbiamo ha dei parametri, e dobbiamo ricordarci che invece quando costruiamo un bin dobbiamo avere, definire almeno un costruttore, almeno sì, un costruttore senza, privo di parametri, senza parametri. No? Se dovessimo avere più avanti bisogno di usare questa classe istanziandola come bin, bisognerà aggiungere ancora un costruttore senza parametri, assegnando quindi dei valori di default sensati ai campi del bin. Per il momento non ne abbiamo bisogno, perché abbiamo detto che questo non è il data bin, questa è una struttura dati su cui il bin si appoggia. Quindi è finito così. E quindi abbiamo finito nel nostro disegno di progetto questo. Questo prodotto l'abbiamo finito. Saliamo e creiamo il prodotto data bin, che invece è un pochino più serio come lavoro. Quindi torniamo sempre qui e creiamo, nel package, una classe che chiamiamo prodotto data bin. E li facciamo implementare serializable, così siamo a posto per il futuro. Ok, questo deve essere un bin, e chiediamoci quale interfaccia deve possedere, cioè a che cosa serve questo bin. Poi dopo vediamo quali sono le variabili private. Lui dovrà avere, ci eravamo detti, questo qui deve lavorare per conto di questa servlet, doElenco, che gli chiederà fammi l'elenco totale dei prodotti, quindi dovrà avere un metodo query elenco prodotti, o estrai elenco prodotti, se non vogliamo usare, facciamo estrai, perché query è un termine troppo generale, può voler dire troppe cose, estrai elenco dei prodotti. E poi deve avere un get elenco prodotti che serve per restituire il risultato. Allora partiamo dal primo metodo, estrai elenco prodotti. Dov'è? Ah, perso il clip. Questo sarà un metodo public, estrai elenco prodotti, che non ha bisogno di parametri, perché in questo caso vogliamo l'elenco completo dei prodotti. No? Tutti. Che cosa mi deve restituire questo metodo? Ma se siamo fortunati, nulla. Nel senso che lui fa quell'operazione. Volendo essere un pochino più sofisticati, gli farei almeno restituire un boolean per dire ce l'ho fatta o non ce l'ho fatta, oppure c'era almeno un prodotto oppure non c'era. Non c'era nessun prodotto, questo può essere utile, oppure il numero di prodotti che viene restituito. Quindi questo bisognerebbe valutarlo in funzione della necessità del controller, cioè quali scelte deve fare il controller sulla base dell'esito di questa query. Deve comportarsi in modo diverso a seconda che ci siano o non ci siano prodotti, è altamente probabile. Deve comportarsi in modo diverso a funzione che ce ne siano 5 oppure 10. Probabilmente no, però dovremmo avere ovviamente i requisiti dell'applicazione per sapere poi come implementarla. Diciamo così, io partirei definendo che questo metodo ritorna un valore booleano, e quindi definiamo che questo metodo legge dal database l'elenco completo o dei prodotti disponibili. Ok? E vabbè, per la prima volta lo scriviamo, e se lo ricorda, it lista in the bin fields, nei campi nascosti, privati del bin. Cosa ritorna? True se c
c'è almeno un prodotto falso, altrimenti. Io ho la brutta, o non brutta, non so, ma abitudine che il codice si tende a scrivere almeno nei commenti e documentazione in inglese. Anche questo è non tanto, diciamo così, esterofilia, ma facilità di manutenzione in futuro. Se questa cosa qua poi devi scambiarla con qualcun altro, è più facile che riesca a capire cosa hai fatto. Se riesci a leggere i commenti che hai scritto. Allora, cosa fa questo metodo estrae elenco prodotto? Sì, prego. Serializable è un'interfaccia che permette a un oggetto di essere serializzato, ossia di prendere il codice binario, la rappresentazione binaria di un oggetto in memoria e convertirlo in una stringa. Se un oggetto è serializzabile, c'è un metodo serialize che ti restituisce una stringa illeggibile, no? E questa stringa rappresenta l'oggetto in memoria e tutti gli oggetti a cui questo fa riferimento. Quindi se questo avesse un campo, come avrà tra un secondo, di tipo lista, tutti gli oggetti che sono parte di questa lista a loro volta vengono presi, serializzati e impacchettati. Quindi fai un pacchettone di quell'oggetto lì e tutti gli oggetti che questo si porta dietro. Questo pacchettone può essere spostato da una Java Virtual Machine a un'altra e poi ricostruito. E serve, il Java Beans lo specificano come requisito per poter spostare un bin a runtime da una macchina a un'altra conservandone i dati, mentre invece pezzi di heap non si possono spostare perché sono gli indirizzi di memoria codificati, mentre questa è una rappresentazione standard finché non cambia la versione della JVM, ma su una unica piattaforma, su un deployment multiplo di più server, serve per spostare oggetti da un server all'altro. Noi non usiamo, quindi anche se non specificate questa, non c'è nulla da implementare in più, stiamo solo dichiarando che tutte le classi che usiamo come oggetti interni sono a loro volta serializable in modo che il class loader possa fare questo lavoro. Ma non abbiamo bisogno, Tomcat non lo usa questo perché non è in grado di fare la migrazione automatica. Allora, dicevamo, estrae l'elenco prodotti, cosa deve fare? Deve fare quella benedetta query e costruirsi e salvarsi l'elenco dei prodotti. L'elenco dei prodotti che cos'è? Beh, devo ovviamente ricordarmelo da qualche parte, in una variabile di istanza, che posso chiamare elenco. Di che tipo di dati è questa variabile elenco? Sarà una lista. Un modo più semplice è quello di immaginarla come lista di prodotti, dove lista è l'interfaccia java.util, dove è andato? No, è sì, lista in italiano, list, che è la java.util.list. Dove è andato? Import, eccolo qua. Attenzione sempre quando vi fate aggiungere automaticamente gli import da Eclipse, non cliccare alla cieca sul primo che trovate, perché sennò questo vi importerebbe una cosa che c'entra niente. java.util.list. Conoscete questa sintassi dei generics usata in Java? No? Le collection sono classi generiche. Nel senso che dir lista non vuol dire niente. Abbiamo una lista di gatti, una lista di prodotti, una lista di stringhe, una lista di bin. No? La lista contiene oggetti di un certo tipo. Quindi in questo caso le collection sono tipi polimorfici, nel senso che applicano le stesse operazioni a tipi di dato diversi. E questo in Java è implementato mediante il meccanismo dei generics. Cioè tu hai un tipo generico, e questo tipo è di fatto parametrizzato sulla base di un certo insieme di tipi specifici. E questi vengono specificati tra parentesi angolare, minore, maggiore.
Quindi list prodotto vuol dire lista di elementi che sono di tipo prodotto. Nelle versioni precedenti, prima della 1.4 di Java, questo non c'era, quindi se avete studiato su dei libri vecchi non la vedete questa sintassi, e le liste ad esempio contenevano oggetti di tipo object. Sapete che object è il padre di tutti gli oggetti in Java. E poi quando estraevi un oggetto dalla lista dovevi fare un cast dicendo ok, tu sei un object ma per me sei un prodotto. Col fatto che rischiavi a runtime di avere un oggetto che non era un prodotto ma era un ordine, fare il cast a prodotto e il programma si piantava. Perché in fase di inserimento l'interfaccia della lista, l'add, richiedeva come parametro semplicemente un object, quindi gli potevi passare qualunque cosa e te ne accorgevi solamente quando lo andavi a estrarre. Con questa nuova, diciamo, implementazione, grazie al fatto che dalla Java 5 in avanti vengono supportati i generics, la lista stessa lascia inserire al suo interno solamente oggetti di tipo prodotto o del suo sottoclasse, ovviamente. E quindi è type safe a tempo di compilazione e non rischiamo di avere problemi di tipo a tempo di esecuzione. Sintassi è molto semplice perché anziché ci evita di fare tutti i typecast in ingresso e in uscita, basta specificare in fase di dichiarazione con il minore o maggiore il tipo del dato contenuto nella collection. Ok, quindi questa variabile elenco conterrà l'elenco dei prodotti. Questo è un bin. Quindi lui inizialmente deve avere il costruttore vuoto, e questo costruttore vuoto dovrà inizializzare ovviamente questo elenco a null, oppure un elenco vuoto, che sarebbe meglio. Ma dimentichiamo un attimo l'inizializzazione. Estrarre l'elenco prodotto, devo creare, quindi devo interrogare il database e popolare la variabile elenco. Interrogare il database. Quindi come prima cosa mi vado a prendere la mia connessione, mi vado a istanziare il mio oggetto dbconnect e poi faccio la query. Di fatto ripeto ciò che facevo nella JSP, che ieri ho fatto scrivendo il codice direttamente nella JSP. Quindi avrò la mia classe dbconnect, mi faccio dare un'istanza di quella classe e poi da questa mi faccio dare la connessione. Se ieri funzionava, non si vede perché non debba funzionare anche oggi. No, avendo incapsulato lì l'accesso al database, l'ho risolto una volta per tutte. Devo migrare il database, modifico solamente quella classe. Java x.sql.connection. No, qui, allora, qui c'è un errore perché sono 3n e ne servono solo 2. Invece l'errore che mi aspettavo qua era quello sul package. Ecco, fate sempre attenzione, ad esempio qua, sempre sull'import, lui mi dice, vuoi importare il package java.sql.connection, ma ce n'è anche un altro com.mysql.jdbc.connection. Questa è l'implementazione JDBC dell'oggetto connection, non interessa l'interfaccia generica, quindi andiamo sempre a scegliere, in questo caso, il package java.mysql. Dopodiché, una volta che ho la connessione, faccio la query, no? Ma string... questo caso è banale, SQL uguale select descrizione virgola quantità from prova. Preferisco essere esplicito e non mettere select asterisco. Metti che un domani aumentassero le colonne, le rinominassero o le cambiassero l'ordine. Se lo indicate qua, sono sicuro che la query continui a funzionare anche se qualcuno mi va a estendere la tabella. E poi il solito JDBC eseguo questa query. Quindi non c'è altro da fare che creare una statement uguale
connection.createStatement. createStatement. E poi su questo statement qui ovviamente ci sarà anche gente per sentire. Cosa che non gli piace? Ok, una volta che ho lo statement, eseguo la query result set rs uguale st.executeQuery della stringa SQL. E anche result set vado sempre a prendere da java.sql.resultset. Ma fin qui, se tutto va bene, almeno dalla gestione delle eccezioni, che qui non stiamo facendo, abbiamo interrogato il database. Ma è ciò che facevamo ieri, semplicemente lo incapsuliamo dentro il metodo di una classe e non dentro il JSP direttamente. Questo, a questo punto abbiamo un result set che avrà un certo numero di righe, e con questo vado a riempire il mio elenco. Allora, qua devo decidere se la mia variabile elenco il costruttore me la inizializza a null oppure me la inizializza a una lista vuota. Se me la inizializza a una lista vuota, c'è il rischio che dentro quella lista per le query precedenti ci siano già finiti degli elementi e quindi li devo cancellare. Se invece la inizializza a null, devo creare io l'oggetto lista nuovo. Allora, visto che questo è un bin, che quindi quando viene creato deve essere sensato, deve essere creato in modo sensato, in modo valido, per poter essere utilizzato, allora è più corretto pensare che il costruttore lo inizializzi come una lista vuota. Inizialmente, quindi se è appena stato costruito, la lista c'è già, l'oggetto lista c'è già, elenco non sarà mai null. Lo facciamo fare al costruttore questo lavoro. Allora, facciamo così, costruttore... senza parametri... a cui dico, qui, a cui dico che elenco, this.elenco, uguale new, non, allora non posso, attenzione che non posso scrivere list prodotto, perché list è un'interfaccia, non è un'implementazione, quindi non posso creare un oggetto di tipo list. Devo scegliere un'implementazione dell'interfaccia lista che verrà utilizzata da questo oggetto, ad esempio un array list, oppure c'è la linked list, che è l'altra. Array list è sempre dentro java.util, no? Quindi quando dichiaro il tipo di dato mi conviene dichiararlo usando l'interfaccia, il tipo astratto, perché così chiunque usi questa classe non ha bisogno, anche i metodi non hanno bisogno di sapere quale implementazione specifica, quindi è un grado di libertà che mi tengo per il futuro. Quando creo l'oggetto invece ovviamente dovrò usare un tipo concreto, una classe, una delle classi che implementano questa interfaccia. Dimmi. L'ha generato automaticamente Java quando genera il costruttore, cioè chiama il costruttore della superclasse, se ci fosse. In questo caso non estende nulla, quindi in realtà posso anche toglierlo col super. Proprio perché non è una sottoclasse di nulla. Ma il codice che genera automaticamente il costruttore di Java chiama prima il costruttore della superclasse e poi mi lascia scrivere il mio. Ok.
Allora, questo abbiamo creato una nuova list vuota. Questo vuol dire che questo bin, nel momento è un bin, nel momento in cui lo istanzo, lui già rappresenta un elenco di prodotti, valido. Vuoto, ma valido. Con zero prodotti, ma valido. Non è un errore. Quindi diverso è avere elenco uguale null, è un riferimento non valido, diverso è avere riferimento a un array list, a una lista, che contiene zero elementi, quindi chiaramente non potrò leggere il primo elemento, ma il riferimento elenco punta a una struttura dati valida, vuota. È un po' come dire una stringa vuota oppure una stringa null. La stessa cosa, solo che questa è una struttura dati un pochino più complessa. Allora, tutto questo per dire, abbiamo garantito che elenco non è null perché il costruttore ce lo dà già inizializzato. Quindi nel momento in cui io estraggo i risultati della query, devo innanzitutto far piazza pulita da un eventuale valore precedente. Mi pare che ci sia un metodo, non so se mi ricordo, si chiama clear oppure empty. Vediamo un attimo, ecco qua, clear. Ah, che fai? Quindi cancella eventuali elementi precedenti, se ho fatto già delle query prima, non voglio accodarli a quelli che già esistevano, riparto da zero, e poi questa query, questo result set, lo vado ad analizzare una riga alla volta e ad aggiungere prodotti all'elenco. Quindi abbiamo while rs.next, no? Quindi un pezzo alla volta del mio result set. Punto next fa due cose, mi fa avanzare il cursore e mi restituisce un booleano che mi dice se sono arrivato alla fine della tabella oppure no. Per ogni risultato, per ogni riga del cursore, posso andare a prendere i vari campi, e li uso per creare un nuovo prodotto. Creo un nuovo prodotto e il costruttore del prodotto richiede ovviamente i due campi, che sono la descrizione e la quantità. La descrizione la prendo dal database, quindi rs.getString di descrizione, il secondo è la quantità, quindi resultset.getInt di quantità. Anche metterlo qua, sto punto e virgola. Quindi leggo questa riga è fatta di due campi, descrizione e quantità, ottengo la descrizione come stringa, la quantità come intero, e li uso nel costruttore di un nuovo prodotto. Questo nuovo oggettino prodotto lo aggiungo alla lista elenco.add di p. E vado avanti fino al fondo. rs.next va avanti finché ci sono risultati, finché ci sono righe, di ogni riga creo una nuova istanza prodotto e l'aggancio in fondo alla lista, in questo caso l'array list. Alla fine di questo while ho esaurito l'elenco dei prodotti, quindi non mi serve più né il result set né la connessione. Quindi liberiamo le nostre risorse verso il database e abbiamo finito. Dobbiamo semplicemente più restituire vero o falso a seconda che nella query abbiamo trovato almeno un prodotto oppure no. Questo era ciò che abbiamo deciso sopra. Ma questo è facile perché basta andare a chiedere al mio elenco se per caso è vuoto. Anzi, not elenco.isempty. No, elenco.isempty mi dice se l'elenco è vuoto, quindi è true quando l'elenco contiene zero elementi. Io devo restituire il contrario, quindi gli faccio un not. Devo restituire true quando c'è almeno un elemento, quindi return not elenco.isempty, not il punto esclamativo. Fatto. Quindi questo è il metodo che serve al controller
per chiedere al Bing, per favore vai a leggere dal database l'elenco. Questa chiaramente è la versione minima, senza errori, senza controllo degli errori, senza gestione delle eccezioni, eccetera, eccetera. Il controller non saprà, ma perché non gli interessa chi sono i prodotti. Saprà se ce ne sono o no. Allora, è chiaro che se non ci sono prodotti è difficile che abbia senso per lui fare una forward alla vista che li visualizza. È più probabile che faccia un forward a una vista che genera un messaggio di errore oppure chiede ulteriori informazioni. E questo è il primo metodo che ci serve di questo, signore. L'altro metodo che avevamo progettato, qui sto semplicemente eseguendo gli ordini che mi sono dato mezz'ora fa. Mezz'ora fa ho fatto questo disegno, ho scritto delle paroline, dei nomi di classi e dei nomi di metodi. Adesso li prendo uno per uno e li implemento. Adesso devo implementare get elenco prodotti. Get elenco prodotti è il metodo che pensiamo che dovrà essere utilizzato dalla view per avere questa lista. Ma questo è un getter banale, banale, banale. No? Sarà un... semplicemente mi ritorna, sempre qua per fare le cose semplici, un riferimento a questo elenco, sperando che la vista non ci faccia casini con questo elenco, no? Ma tanto in realtà poi se è usato come bin di richiesta, dopo la vista questo muore, quindi può fare ciò che vuole. Possiamo decidere noi se dare direttamente una copia del riferimento a questo elenco oppure dare alla vista i metodi per prendere il primo, prendere il secondo, iterarli e non dargli mai l'oggetto vero e proprio. In questo caso non mi sembra il caso di andare a incapsulare anche l'accesso a una lista. E quindi in questo caso vorrà dire che implementerò un metodo public. Cosa istituisce questo? La lista di prodotti. Get elenco, come si chiamava? Get elenco prodotti. Anche questo non ha parametri. E return this.elenco. Finisce lì. Quindi la vista richiamerà questo metodo get elenco prodotti, in questo caso di nuovo senza paracadute, nel senso che si suppone che questo elenco, che questo this.elenco non sia null. Poi se contiene zero elementi, beh, la vista ci penserà. Meglio ci avrebbe già pensato il controller prima. Però in questo caso lui funziona sempre. Non ritorna mai un elenco uguale a null o altro. Un set elenco prodotti non c'è. Cioè non posso dall'esterno forzare un certo valore all'elenco prodotti. È un metodo che è un campo che è solamente read-only. Posso solo leggerlo. Non posso modificarlo dall'esterno. L'unico modo di modificarlo è chiedergli vai a leggere il database e modificatelo. Perché in realtà quel campo lì non è il campo del Bing, è solamente una finestra sui campi del database. Quindi posso chiedergli aggiornati, posso chiedergli quant'è il tuo valore, ma non posso dire adesso il terzo prodotto modifica la quantità. Non andando a modificare l'elenco, i campi nell'elenco. Se un domani, ma sicuramente ne avrò bisogno di un metodo del tipo modifica la quantità del tal prodotto, dovrò implementare un metodo public boolean, modifica quantità prodotto, tra parentesi nome prodotto, virgola nuova quantità. Allora farà, poi questo qua verrà mappato su una query di tipo update. Update prova where prodotto, where descrizione uguale a quello che ti ho dato e set quantità uguale nuovo valore. Quindi, però, tutte le operazioni passano da lì. E magari mentre lo faccio, se io vado ho un metodo, tanto per allacciarci un pochino più concretamente al discorso che facevamo prima sul caching, ho un metodo che va a modificarmi la quantità di un prodotto, beh, quel metodo lì sarebbe solo corretto che mentre ho modificato la quantità del prodotto, vada a cancellare quell'elenco. Per evitare, perché quell'elenco è uguale all'ultima query che è stata fatta dal database. Se poi modifico il contenuto del database, quell'elenco lì non è più valido.
per fare cose bene avrei bisogno di una variabile booleana che mi dice se è valido, se non è valido, l'ultima volta che l'ho letto, le cose si complicano, no? Però dal punto di vista concettuale io so che ho tutto qua dentro. Cioè quella variabile che è la fotografia del database, ogni volta che modifico il database o aggiorno di conseguenza la variabile, oppure perlomeno dico guarda non è più valida, se ne hai bisogno vattela a rileggere. Ma in questo caso non ci serve ancora. Boh, qui abbiamo finito questi due, a parte il fatto che mi dà un errore, andiamo a vedere dove. No, caro. Questo te lo sei inventato tu. Allora, create statement mi restituisce uno statement, giusto? Statement. Ah sì, è già. C'è tutta la parte divertente. Divide try catch. Ho fatto finta di niente, no. Allora, tutta questa parte di accesso al database la mettiamo qui dentro. Un try catch. Che se va male, perlomeno mi fa ritornare falso, nel senso che dico al controller che non ci sono prodotti. Poi in realtà c'è stato un errore e dovrei gestire gli errori. Ok. E con questo nel nostro progettino abbiamo, che era qui, abbiamo risolto anche questo oggetto, l'oggetto prodotto data bin. Adesso non ci rimane che fare due semplicissime JSP che le richiamano e vedere se funziona. Abbiamo chiamato due elenco e view elenco. Ma come sempre, se uno si è fatto il dovuto lavoro per crearsi gli oggetti che gli servono nel modo giusto, le JSP diventano roba dei pochi secondi. Speriamo. JSP do elenco.jsp. Il controller. Il controller. Vabbè, l'HTML non mi serve, faccio che toglierlo, così non mi dà fastidio. Controller deve istanziare il bin, digli fai la query, se la query è successo fai il forward alla vista, se no dovrebbe fare il forward a una vista di errore. Va bene, allora, JSP due punti use bin, id uguale, come la chiamiamo l'istanza di questo signore? Prodotto data bin. Class uguale it polito elite sysinf prodotto data bin. Non prodotto, prodotto non è il bin, è una classe di utilità. Il data bin è questo, scope uguale request. Quindi istanziamo il bin, poi chiediamo al bin di interrogare il database. Facciamo dentro uno script perché dobbiamo chiamare un metodo. E dentro questo script diremo prodotto data bin estrae elenco prodotti. Lui mi dice se è andato bene oppure no. Quindi,
Se è andato bene, fai il forward a view elenco. Altrimenti fai un forward ad errore. E per fare il forward sappiamo già che il metodo un po' strano ma più comodo è quello di uscire temporaneamente dal Java, dallo scriptlet, e usare il tag JSP due punti forward. Page uguale più elenco punto JSP. Chiudo virgolette, chiudo tag. Indentazione un po' strana, ma non fatevi fare un'indentazione automatica dopo che fate queste cose, perché sennò ve la rovino tutto. Mettiamo un view error che non abbiamo, ma vabbè, dovremmo sviluppare. Ok? If ok uguale true vuol dire che c'è almeno un prodotto e quindi ha senso visualizzarlo, se no finito. No, questo è il controller per questa cosa molto semplice. Istanzia il bin, gli chiede al bin di fare il lavoro. Se il bin gli dice che è andato bene, passa la palla alla vista. La quale vista non è molto più lunga, più elenco titolo elenco prodotti presenti. Ecco, qui invece l'HTML ovviamente mi serve anche il bin, quindi io vado a prendere la stessa identica istruzione che nel controller ha creato il bin nuovo da zero, nella vista si aggancia a quel bin là che esiste già, perché sono nel secondo passo della richiesta, so già che c'è. So che i prodotti presenti ci sono, perché sennò il controller non avrebbe fatto forward a me stesso, quindi ho solo più da visualizzarli. Quindi magari, non so, mettiamo un titolo, un H1, con elenco prodotti, poi non so, facciamo una piccola table, e sulla prima riga di questa table ci mettiamo le intestazioni, descrizione, quantità, e poi dentro devo metterci tante righe, una per ciascun prodotto. Ma come faccio a ottenere questi prodotti? Devo chiedergli al bin: caro bin, dammi l'elenco di tutti i prodotti, così li posso visualizzare uno per uno. Per chiedere al bin posso usare ovviamente, entro nella sintassi Java e mi faccio restituire l'elenco dei prodotti, L, chiamo L, non scrivere elenco perché è più breve, prodotto data bin punto get elenco prodotti. Chiedo al bin, dammi l'elenco dei prodotti. Adesso qua si arrabbia un attimo il compilatore Java, perché liste prodotti non sa che cosa sono, devo aggiungere le import all'inizio, che ricordiamoci che sono percento chiocciola page import uguale java.sql, no, java.util.liste,
e poi devo importare il package dove c'è prodotti, che è il mio package di progetto, sistemi informativi. Ah sì, punto prodotto. Ah, serio. Prodotto e non prodotti. Ci siamo. Ok, adesso non ci sono più errori. Quindi è l'elenco dei prodotti della query. Itero su questo elenco uno per uno, e il modo più semplice è usare la sintassi dell'iteratore, che è stata introdotta anche qua da Java 5 in avanti, prodotto P due punti L. Cioè un modo di fare il ciclo for, no? Una sintassi possibile per il ciclo for è quando io ho una collezione, o comunque in generale un metodo che supporti l'iteratore, che sia in grado di restituire un iteratore, cioè una classe che è in grado di navigare uno dopo l'altro i vari elementi, l'iteratore può essere gestito implicitamente da compilatore Java, in certo senso. E quindi la sintassi è for classe istanza due punti collection. E vuol dire naviga tutti gli elementi di questa collezione, e ad ogni iterazione del for dammi un elemento diverso mettendomi il riferimento di questo elemento dentro la variabile distanza p. Quindi questo ciclo while viene eseguito la prima volta con p uguale al primo elemento dell'elenco, seconda volta con p uguale al secondo elemento dell'elenco, e così via per tutti. Che è un po' più comodo, un po' più efficiente che non dire for i uguale 0, i minore di l.size, minore il numero di elementi della collection, che nel caso di una linked list, sapere il numero di elementi è un'operazione costosa, perché vuol dire che lui deve andare fino in fondo per contarli, e poi prendere l'elemento l.get di l.get di 0, di 1, di 2, di 3 per prendere i singoli elementi. Questo è più efficiente perché usa l'iteratore interno alla collection che itera nel modo giusto, e più efficiente, a seconda che sia un array, che sia una lista, lo fa senza doversi attraversare la lista ogni volta, ad esempio. E poi dal punto di vista della sintassi è molto più comodo. Quindi, for, questo è il tipo di dato dell'elemento contenuto, questo è il nome della collection all'interno della quale vogliamo iterare, e questa è una variabile di comodo che punterà ad ogni iterazione all'elemento successivo. L'elemento successivo di cui ci interessa, il prodotto, ci interessano essenzialmente i campi. Perché io voglio inserire in una tabella, in una riga di una tabella, la descrizione e la quantità. Allora anche qua un modo comodo è, anche se come sempre è strano, ma nelle view ce la possiamo permettere, usciamo un attimo in HTML e scriviamo ciò che vogliamo che compaia: una riga con dentro due celle . Nella prima cella ci devo mettere la quantità relativa al prodotto P che sto considerando adesso. Quindi posso usare il percento uguale per includere, interpolare in questo punto della pagina P.get descrizione. E così come in quest'altro punto andrò a interpolare P.get quantità. Per ogni prodotto prendo p.descrizione, getDescrizione, p.getQuantità e li metto dentro una riga di una tabella. TDTA e TR sono semplicemente l'HTML per la tabella. Avrei potuto scrivere out.println TR TD P
più p.descrizione, eccetera, eccetera, ma così è più veloce e forse anche più leggibile. Questo dovrebbe essere tutto, perlomeno nel caso in cui non ci siano errori, o errori di programmazione, ma soprattutto errori nel database. Possiamo provare a testarlo, incrociando le dita. Partiamo ovviamente da due elenco. Questa era la pagina che era venuta fuori dalla JSP che abbiamo visto all'inizio, no? Della lezione, quella che abbiamo fatto ieri. Adesso proviamo con due elenco. Adesso sta compilando le JSP, quindi non spaventiamoci se è lento la prima volta. E ha funzionato. Due elenco mi ha restituito questo elenco prodotti. Quindi avevo preventivato il quarto d'ora per correggere gli errori, ma mi è andata meglio. Ma gli errori sapevo che non potevano essere nella connessione al database, perché è la stessa classe di bconnect che abbiamo usato prima, quindi quelli che sono i più rognosi, perché sono i più difficili da diagnosticare, una volta risolto riusiamo quella classe e siamo sicuri, siamo a cavallo. Il resto avrei potuto sbagliare a scrivere la sintassi della query, per carità. Ma... ok, questo è lo schema che ripeteremo sempre. Ogni volta che dovessimo fare un'ulteriore operazione sull'elenco dei prodotti, partiamo dal prodotto DataBin e ci aggiungiamo dei metodi. Metodi di accesso al database. Aggiorna quantità, aggiungi nuovo prodotto. Tutti i metodi di modifica, di gestione dell'entità astratta prodotto di cui la nostra applicazione avrà bisogno. E ciascuno di questi metodi si prende in mano una connessione e crea le SQL. Gestisce gli errori al meglio che può e eventualmente aggiorna queste strutture dati interne, appoggiandosi su degli oggetti semplici che poi sono quelli che in realtà conterranno i dati veri e propri, ma non hanno logica questi altri oggetti. Quindi accedere a un nuovo tipo di tabella significa creare un nuovo bin per accedere a quel tipo di dato. Creare invece, aggiungere dei metodi di accesso al bin esistente significa semplicemente aggiungere un metodo qua e poco altro. Ma soprattutto, come sempre, il controller è nudo, nel senso che non contiene quasi nulla se non delegare totalmente al bin l'accesso al dato. Per cui qualunque miglioramento nel database, ristrutturazione, reingegnerizzazione, quello che volete, è nascosto qua dentro. Il controller non lo devo più toccare, così come la vista non sa mica da dove arriva quel dato, quell'elenco. Si fa dare un elenco e lo visualizza, finisce lì. Ok, non abusiamo della fortuna, quindi non tocchiamo più questo codice. Io sono a disposizione per i restanti 10-15 minuti se avete dei problemi, quindi a vederli, o se avete delle domande. Dimmi. Vabbè, allora vengo lì direttamente. Vediamo questo.